Ebbene, ritrovati con le notizie del giorno a cura di Radio DGS. In Calabria 4 casi in più di Covid-19, questo è il responso del bollettino regionale diramato alle ore 17. Fondi POR 2020-2027, la giunta regionale è pronta a dire molti no pur di mettere in campo un vero cambiamento. Lo ha spiegato la presidente della Calabria Iole Santelli a termine della riunione con gli assessori. Non più fondi a pioggia, ma verranno finanziate solo proposte di qualità. Scuola, la grande incognita del 2020. Ne abbiamo parlato con il professor Giuseppe Ferraro, che vive quotidianamente le aule scolastiche. Nella scuola ci sono tante risorse, ecco perché la scuola galleggia e non affonda mai. E queste tante risorse alla fine riescono a colmare in parte, quantomeno far dimenticare, le grandi falle, le grandi fragilità che questo sistema ha. Andiamo sul Tirreno Cosentino. Operazione Mare Sicuro 2020. Nel corso della notte appena trascorsa, gli uomini della Guardia Costiera di Cetraro si sono concentrati sulla spiaggia di Cittadella del Capo, ripulendo da ben 130 ombrelloni lasciati incustoditi la spiaggia libera. Ne abbiamo parlato con il tenente di vascello coordinatore dell'operazione, Antonino Saladino. Gli uomini della Guardia Costiera di Cetraro hanno operato su Bonifati con risultati quasi analoghi a quelli appunto conseguiti qui su Cetraro, quindi sono state sequestrate oltre 100 attrezzature da spiaggia che anche lì venivano posizionate durante tutta la notte in maniera tale da avere da assicurarsi il posto per il giorno dopo. A Scalea, Sigillia, uno stabilimento balneare dopo controlli incrociati effettuati da Agenzia del Demanio e Guardia di Finanza. Sarebbero stati riscontrati canoni non pagati e opere abusive, ma questa situazione potrebbe protrarsi anche ad altre strutture, visto che il tutto rientra in una serie di verifiche volute anche dal comune di Scalea. A Cetraro sono stati autorizzati i lavori del punto nascite di Cetraro, ma per l'8 agosto è stata indetta una manifestazione da parte del comitato pro ospedale Nino De Caro. Intanto il consigliere regionale Giuseppe Aieta ha annunciato che è stata la stessa presidente della regione Calabria Iole Santelli ad aver autorizzato i lavori. Il consigliere di minoranza Carmine Querce invece è stato critico e in una nota scrive: ci crederemo quando rivedremo le madri partorire a Cetraro. A Cetraro troppe assenze del personale medico a ginecologia ed ostetricia dell'ospedale SPOC Cetraro Paola, e il sindaco Angelo Aita, su impulso dei rappresentanti di Forza Italia, pensa di chiedere lumi, visto che la situazione ha portato a una sospensione dei servizi. Si può parlare di interruzione di pubblico servizio. A Diamante il sindaco Ernesto Magorno chiede ai parroci di non privare i fedeli delle processioni del 12 e del 15 agosto, momenti molto sentiti che con le dovute regole si potrebbero svolgere. Andiamo in Basilicata. Dopo giorni con zero casi, il bollettino regionale registra 3 casi in Lucania di persone risultate positive al Covid-19. Si tratta di 2 bengalesi e un afghano. I tamponi processati sono stati 382. A Lago Negro 2 nuove ambulanze sono state consegnate stamane al nosocomio lucano, un importante incremento per il parco mezzi dell'ospedale. Uno sguardo al Cilento. A Ispani il commissario straordinario vieta l'emissione di suoni e la diffusione di musica dall'1 alle 9 del mattino e dalle 13 alle ore 17 tutti i giorni fino al 15 settembre. Pugno duro dopo le tante segnalazioni giunte dai turisti. A Sapri si terrà lunedì 3 agosto alle ore 18 nell'ambito della rassegna culturale dal titolo La bella estate dei libri presso il lungomare di Sapri, negli spazi messi a disposizione dalla gelateria Crivella, la presentazione del libro Controcanti di Gianfrancesco Caputo. È tutto, a più tardi.